dotte dissertazioni su come ridurre il numero di affamati nel mondo, magari seguite da un ricco buffet, e intanto chi ha fame sul serio sta nel suo angolo con la mano tesa, guardato da pochi occhi e da molte spalle. Colpisce duro Papa Francesco con la forza di immagini affilate da una sincera umanità per chiedere a chi ha la competenza di porvi rimedio di dare una vera speranza ai reietti del pianeta. La platea che ascolta le sue parole è quella della FAO, l'agenzia ONU che si occupa di alimentazione, che ha sede a Roma e che Francesco visita la mattina del 20 novembre scorso. Uno dei punti del suo discorso è il diritto dei diritti, avere cibo a sufficienza per vivere in modo degno di un essere umano. Hoy día se habla mucho de derechos, olvidando con frecuencia los deberes. Oggi si parla molto di diritti, dimenticando spesso i doveri. Forse ci siamo preoccupati troppo poco di quanti soffrono la fame. E mentre si parla di nuovi diritti, l'affamato è lì, all'angolo della strada, e chiede diritto di cittadinanza, chiede di essere considerato nella sua condizione, di ricevere una sana alimentazione di base. Ci chiede dignità, non elemosina. Nos pide dignidad, no limosna. È doloroso, osserva il Papa, constatare che la lotta contro la fame e la denutrizione sia ostacolata dalla priorità del mercato e dalla preminenza del guadagno, che hanno ridotto gli alimenti a una merce qualsiasi, soggetta a speculazione, anche finanziaria. C'è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare, mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo e l'uso di alimenti per altri fini sono davanti ai nostri occhi. Questo è il paradosso. Purtroppo questo paradosso continua a essere attuale. Sigue siendo attuale. Dal labirinto dei sofismi sulla fame e dal tunnel dell'indifferenza si esce attraverso la porta della solidarietà. Parola, ribadisce Papa Francesco, che abbiamo inconsciamente il sospetto di dover togliere dal dizionario. Il Papa si appella agli stati e agli organismi sovranazionali perché agiscano promuovendo la giustizia e la solidarietà. E soggiunge, il diritto all'alimentazione svincolato da pressioni politiche ed economiche permette di proteggere anche la salute della terra. L'ultima parola di Francesco è un saluto ai dipendenti della FAO, che ha poco di formale e molto di invito a rimboccarsi le maniche. So che avete uno spirito di solidarietà e di comprensione verso tutti e che sapete andare oltre le carte per scorgere al di là di ogni pratica i volti spenti e le situazioni drammatiche di persone provate dalla fame e dalla sete. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo. Sarà il grave problema che può portarci a una guerra. In ogni ambiente pubblico e istituzionale, soprattutto nel nostro, c'è tanto bisogno di persone che si distinguano non soltanto per la professionalità, ma anche per un senso spiccato di umanità, di comprensione e di amore.